Amici Ilaci, una giornata di venerdì con condizioni meteorologiche in progressivo miglioramento sulla nostra regione e sul meridione d'Italia. Tende a riprendere in posizione l'anticiclone di matrice subtropicale ben evidenziato come origine dal continente africano, dalla grafica che stiamo osservando, e con la macchia rossa ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale. L'anticiclone dell'Azzurro è pronto a dargli un appoggio sulla sinistra dello schermo. Rimangono residui effetti della circolazione di bassa pressione presente sui Balcani, evidenziata dalla massa fredda colorata in verde a 1500 metri di altezza, questa carta si riferisce. E per quanto riguarda le condizioni sulla nostra penisola, passando uno sguardo d'insieme, possiamo dire che sull'Italia non si manifesteranno fenomeni degni di nota, se non il permanere di quelle condizioni di scarsa visibilità, per lo più concentrate sul nord Italia e sul catino della pianura padana. Annuvolamenti a ridosso dell'arco alpino, temperature molto oltre la media del periodo con massime di 12-13 gradi, assenza totale di neve su tutta la catena alpina fino alle Dolomiti, ma la nebbia e la foschia densa permarranno almeno fino a martedì su tutto il settentrione d'Italia. Centro Italia in assenza di fenomeni, con nuvolosità ancora residua sulla fascia adriatica, visti gli effetti ancora permanenti dell'aria fredda in conto che vedevamo nell'analisi a 1500 metri di altezza colorata in verde. Meridione d'Italia in assenza di fenomeni, con ultimi annuvolamenti presenti sul settore del Golfo di Taranto, sulla fascia ionica calabrese, con aperture anche ampie che diventeranno sempre maggiori su tutto il settore del basso Tirreno calabrese siciliano. E per quanto riguarda la Calabria, dicevo, aperture anche ampie nel corso della giornata di venerdì sulla fascia tirrenica, Cosentino, Lamentino, Vibonese vedranno momenti soleggiati, temperature sui 15 gradi le massime, minime e sugli 8-9 gradi, assenza totale di neve sulla Sila, sul Pollino, vista appunto la condizione di stampo anticiclonico, in un contesto che comunque vede il tempo progressivamente migliorare e con una giornata di sabato che si prospetta con ampie fasi soleggiate lungo entrambi i settori costieri, con una, diciamo, mese di dicembre che continua all'insegna di condizioni assai simili a quelle delle settimane più calde del mese di novembre e anche di ottobre, con assenza di fenomeni che perdurerà ancora per diversi giorni e assenza di precipitazioni sia di pioggia che di neve su tutta la catena alpina e della Sila e del Pollino, anche sulle Alpi in verità, visto le condizioni di stampo anticiclonico che perdureranno ancora per diversi giorni, forse fino alla fine dell'anno. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di La C.